Buongiorno cari amici, benvenuti a un altro video da calendario. Ecco qua la TS Max, se non avete visto in precedenza andate a vedere altri video dove ho fatto questa TS Max, quindi ha come vedete la cinghia perché ha il motore centrale, vedete qua adesso è staccata perché voglio portare una modifica. Adesso vi faccio vedere, oltre che si può tranquillamente caricare come vedete senza attaccare il trasformatore perché è interno, quindi basterà aprire il serbatoio e attaccarci da qualsiasi parte. Ok, allora veniamo noi. Puleggia anteriore, adesso poi vi farò vedere bene, anteriore dove è attaccata la cinghia dove vedete laggiù, da una dimensione ovviamente a un'altra che l'ho fatta fare, ovviamente è customizzata, quindi un po' particolare, conica eccetera eccetera. Ma andiamo a vedere, come vedete le grandezze sono diverse, quindi è leggermente più grande. Vediamo di superare i 100 km orari, quindi questo è un kit, se voi lo volete, molto semplice da installare, lo potete fare voi stessi. Vi farò un video apposito quando prendete il kit e ve lo mando insieme alla puleggia, ok? Adesso faccio che montarla e facciamo il test come l'altra volta, GPS, quindi reale, non conta chilometri, e vediamo effettivamente quanto fa. Perciò questa qua che è dichiarata 95, dobbiamo superare i 100 all'ora, tutti i casi devo superare i 100 all'ora, mentre quella che fa 85 dovrebbe arrivare a 95 circa, quindi diciamo che tra i 7 e i 10 km orari dovrebbero recuperarli. È una gran cosa perché non andiamo a modificare l'elettronica, non andiamo a modificare null'altro, ma ovviamente è una cosa solo meccanica e quindi anche la durata della batteria dovrebbe essere diciamo circa uguale, ok? Perde forse leggermente, senza forse, leggermente in ripresa, ma credo proprio poco, ma vedremo anche quello. Perciò, ma se perde qualche decimo di secondo, chi se ne frega, però in allungo va di più. Un po' come si faceva una volta con i motorini, quando si cambiava magari la marmitta, perdeva un po' in ripresa, ma poi andava in allungo, oppure al contrario. In questo caso a noi serve per andare più in allungo e quindi abbiamo aumentato il diametro della puleggia. Ok, la monto e il test famoso GPS, vediamo stesso percorso come quello che avete visto nell'originale, se fa di più. Andiamo! Ecco qui ragazzi con la mia TS Max, sono in un piazzale, il solito piazzale dove ci sarà il lungo rettilineo da fare il test, potete vederla perché magari non l'avete ancora vista bene negli altri filmati, telecamera eccetera eccetera, ok, vedete che è una TC Max trasformata in TS Max. Ok, allora strumentazione ovviamente della TS, navigatore, scusate, GPS, sì, navigatore, ma GPS quindi sarà quella reale. Ok, supporto dove vede la velocità. Quindi adesso la incastro e siamo pronti per partire. Ovviamente io mi rannicchierò tipo MotoGP, quindi più possibile giù per vedere la velocità massima. In precedenza avevamo visto nel video che ero riuscito a fare i 99 circa. Vediamo adesso con questo cambio della puleggia quanto riusciamo a fare di diversità. Questo è un primo step, diciamo, di una elaborazione un po' più soft, quindi da andare un po' di più senza perdere troppo in ripresa. Batteria al 97%, oggi si sta bene, non fa caldissimo, insomma ci sono 26 gradi, quindi adesso aspetto che ci sia il momento giusto per poter accelerare nel rettilineo, di modo che sia libero e sfruttare al massimo la velocità. Quindi mi posiziono già e da fermo scatterò, così vediamo anche la ripresa quant'è. Allora, tanto pronto, via giù di brutto, si parte.